Cari amici, benvenuti in questo video di Yandere Simulator. Oggi faremo in modo di far arrestare tutti i delinquenti che girano per la scuola, perché sono brutte persone e meritano di essere arrestati, anche più di me, che farò delle brutte cose per farli arrestare. Per prima cosa, come al solito, mi servirà di iscrivermi al club di teatro per avere quei bellissimi guanti neri che mi permetteranno di non lasciare impronte, volevo dire, di essere così sexy. Notare che Ayano ha due paia di mutande oggi, perché a quanto pare uno solo non bastava. Ok, adesso faccio parte del club di teatro perché I'm so beautiful, I'm so magical, e adesso mi prendo i miei bellissimi guanti. Adesso è il momento che io vada a stalkerare un po' questi ragazzacci delinquenti per fare in modo di ficcarli in un brutto guaio. Eccoli qua, via. È il momento che vado a picchiarne qualcuno, dai. E fuori uno che mi ha rilasciato il piede di porco. Fuori due. Ma che fastidio! Lasciami fare la lotta in pace, accidenti a te. Che fastidio sei, donna. Ok, dai. Levati un po' dalle scatole pure te. Ecco, fuori due. Te avrei ammazzato prima se non fosse che c'era la rompiscatole vestita di bianco. Questo ha rilasciato la spada di legno, interessante. Dai, dai, ragazzi, che dovete scontrarvi tutti con la grande Ayano Aishi. Fuori tre. Fuori tre, te cos'hai lasciato? Una specie di tubo? Non so nemmeno io che arma sia di preciso. Sì, è un tubo. Aia, queste le ho sentite, eh? Queste le ho proprio sentite, devo stare molto attenta ora. Ok, questo l'ha sentito anche lui però, eh? Questo l'ha sentito, anche se mi sono fatta parecchio male. Sono abbastanza malconcia ora, me ne rimane uno soltanto da buttare giù. Ok, devo stare molto attenta alla mazza da baseball. Questa picchia forte, però io picchio più forte, fantastico. Ce l'ho fatta a batterli tutti. Ok, adesso non devo fare altro che, sapete che cosa? Mascherarmi, perché così sono un po' troppo riconoscibile. Adesso quello che dobbiamo fare, sicuramente l'avete già capito, per ogni arma che abbiamo qui dobbiamo ammazzare qualcuno, in modo che tutti i delinquenti vengano in qualche modo arrestati. Non l'ho mai fatta questa cosa, ma c'è sempre un buon momento per iniziare. Quindi adesso è il momento di far fuori un po' di gente a caso, tipo te, e lasciare la spada qui perché sì, ecco. Non dimentichiamoci di ridere ogni tanto, perché è meglio per tutti se ridiamo. Via anche te. Mi dispiace tanto, ma è così che dobbiamo fare. Ciao Kudere. Ciao Kudere, come stai? Accidenti, ma lei non è stata colpita nella maniera che speravo io, cavolo. Ma lei sì, anche se ho avuto qualche testimone, ma nessuno mi ha visto in faccia, per fortuna. Ok, in realtà mi mancano ancora poche armi di cui liberarmi, quindi cerchiamo di sbrigarci. Ma c'è anche Oruda, ciao Oruda, ciao. Oh, che carina questa macchia di sangue che esce dal muro così, con tutta la sua bellissima forma 2D. Dai, mi manca solo questa, ma mi ha visto Budo. Ma ha visto Budo, questo potrebbe essere un problema. C'è anche qualcun altro oltre a lui? C'è qualcun altro oltre a Budo? Fammi capire. Sì, ci sono tutti in realtà, quindi stiamo parecchio attenti. Oh, poverino! Poverino te! Non era così che doveva finire, quindi mi tocca ammazzare qualcun altro. No. Qui ci sono quelli del club dei videogiochi, ma io non voglio far fuori nessuno. Se non qualcuno che stia da solo, per esempio. Accidenti, non mi resta molto tempo qui. Sakura! Sakura! Olle, ultima arma da finire di utilizzare. Perfetto, adesso sono più o meno a posto, direi. A parte queste cose, tutti i bug magici. Oh no, c'è lei. Oh no, questo è brutto, questa è una brutta storia. Vai un po' a controllare il club di giardinaggio, tu vai un po' là, che vedrai che ci sono cose che non ci devono essere. Esatto. Vai nel club di giardinaggio, non badare a me. Anche se in realtà so che qualcuno l'ha vista Ayano fare cose, anche se avevamo la maschera. Quindi è un po' stupido che nessuno si sia accorto che era una donna. Troveranno sicuramente le impronte degli uomini, ma resta il fatto che la persona che ha fatto queste cose era chiaramente una femmina. Ma vabbè, nessuno è molto intelligente in questo gioco. Ok, continuiamo a buttare via cose. Quelli del club dei videogiochi stanno facendo tipo 87 foto. Noi invece facciamoci un bel bagnetto, giusto per sicurezza. Facciamo il giro largo che magari qualcuno mi nota e buttiamo tutto qua dentro, là.
Io mi sono tolta di mezzo i guanti, la maschera, l'uniforme, le armi sono rimaste in giro per la scuola perché lì dovevano restare, quindi adesso abbiamo l'inceneritore e attendiamo la polizia. E sì, il mio faccino è un pochino martoriato, ma sono sicura che guarirà in qualche modo. In teoria per guarire dovrei andare qui in infermeria, ma mi sa che adesso non si può fare visto che sta arrivando la polizia per investigare. Ci sono qualcosa come 7 morti in giro per la scuola, avrebbero dovuto essere 5, ma qualcuno l'ho strangolato per errore, quindi adesso attendiamo. La polizia arriva a scuola, ha trovato un po' di corpi in giro, una mazza da baseball macchiata di sangue con le impronte del capo dei delinquenti, che infatti viene arrestato. Però poi c'è un'altra arma macchiata di sangue con altre impronte sopra, quindi altro arresto. E così via per tutti i delinquenti. Praticamente c'è stata un'arma differente per ciascun omicidio circa, e ovviamente ci sono le impronte del delinquente che ce l'aveva. Però ripeto, i testimoni hanno visto chiaramente che era stata una femmina a commettere gli omicidi, quindi sono state arrestate le persone sbagliate. Non ci voleva molto ad arrivarci? Se erano travestiti tutti da donna e se erano messi tutti la maschera in faccia? E vabbè ragazzi, a quanto pare Ayano ha fregato tutti, si è fatta vedere con la maschera, come dimostra il fatto che ci sia questa notifica in cui spiega che il preside d'ora in poi ha bandito l'uso di maschere da qualunque parte, però a quanto pare Ayano l'ha fatta franca perché è stata troppo brava. E qualche club è stato chiuso, però a parte questo stanno tutti bene. Inoltre vorrei farvi notare una piccola cosa, soltanto i membri del club di teatro sono autorizzati a indossare guanti e soprattutto maschere apparentemente, o almeno questo vale per me, quindi se vedete in giro qualcuno con la maschera, tutti dovrebbero pensare, deve essere un membro del club di teatro, no? Forse però la maschera potrebbe averla rubata. E allora come mai ero vestita da donna mentre i killer erano tutti uomini? Non importa, vabbè, queste sono le logiche di Yandere Simulator. In fondo non possiamo pretendere che Yandere Dev si metta a risolvere ogni singolo piccolo problema di logica che c'è all'interno di questo gioco. L'importante è che le dinamiche di uccisione funzionino bene, e in questo caso hanno funzionato alla perfezione. E infatti adesso se diamo un'occhiata in giro ci accorgiamo che i nostri amici delinquenti sono tutti dietro le sbarre. Detto questo, spero che questo piccolo tutorial vi sia stato utile. Se avete altre cose che volete che vi mostri, basta chiedermelo nei commenti, farò di tutto per accontentarvi. Grazie a tutti, alla prossima. Con Ayano che ha messo dietro le sbarre delinquenti, e per fare questo però ha dovuto far fuori altra gente, ma non parliamone. E Kira e Tana Love, ciao! E mi raccomando, se anche voi volete fare i giustizieri, lasciate perdere i quaderni della morte che piovono dal cielo e non fate neppure con Ayano, ma magari prendetevi una bella laurea in giurisprudenza e fate i giudici o gli avvocati. Ciao ciao!